Carina Cascella è stanca di sentire le critiche di perfetti sconosciuti. L'ex opinionista di Uomini e Donne ha un nutrito gruppo di detrattori e spesso e volentieri si è trovata a dover difendere il modo in cui fa la mamma, perché veniva giudicata solo attraverso le foto pubblicate sui social. Nelle ultime ore, ha deciso di replicare a quanti la criticano basandosi sull'apparenza. Carina Cascella ha spiegato che i tatuaggi o le scollature non sono affatto la prova che non riesca ad essere una buona madre per Ginevra o che non sia una persona per bene. Le sue parole, affidate ad un post su Instagram, sono state: ho troppi tatuaggi? A volte indosso abiti scollati? Esco di sera. Questo per alcune persone ignoranti vuol dire non essere una persona per bene o una cattiva madre. Bene, non mi interessa ciò che pensano gli ignoranti. Sedetevi pure e aspettate che me ne freghi qualcosa. Questa non è la prima volta che Carina si vede costretta a difendere il suo ruolo di mamma. In passato è stata attaccata semplicemente perché si era concessa una foto con Salvatore Angelucci, suo ex compagno e padre della bambina. Alcuni utenti l'accusarono di non rispettare l'attuale compagna di Salvatore, Irene Coppola. Allora, la Cascella rispose: la foto con il padre di mia figlia in un'occasione così importante ci sta, uno perché lo decido io, due perché è importante per Ginevra in futuro vedere che il papà quel giorno era con noi. Ha una famiglia, sai, mia figlia, e non l'ho fatta con il tipo che abita accanto. È nostra figlia e ci sono momenti dove si sta tutti e tre insieme. Punto. Salvatore è stato il primo ad arrivare e l'ultimo ad andare via, che cosa ne vuoi sapere tu che eri in difficoltà? Chi se ne frega.